proprio entusiasmante vittoria dello scorso weekend nel derby contro il Grifo Perugia 2-1 per i gol di Verdi e Moscia. L'Arezzo Calcio femminile torna al centro sportivo Giunti di Arezzo per l'ultimo derby toscano della stagione, quello contro il Pisa. Per il quinto turno di ritorno del campionato nazionale di Serie B, la 20ª giornata. All'andata Arezzo vinse in casa del Pisa 2-1 grazie alla doppietta di Razzolini. Quest'oggi proverà a ripetersi qua in casa. Un'attenzione a Verdi, Verdi ancora assestata sulla sinistra, il passaggio ancora per Moscia. Occhio a Moscia, farà sul sinistro, Moscia, il sinistro di Moscia! E sfiora la porta, e sfiora l'incrocio alla sinistra di Romiti. Applausi per il sinistro di Moscia. Carta, attenzione, ultima possibilità per l'Arezzo in questo primo tempo, ancora carta. Carta, cerca Moscia, palla arriva Moscia, Moscia, palo! Il palo di Moscia, davanti alla porta. Passaggio ancora per Verdi, dai vai, il triangolo chiuso. Carta, carta, prova il cross al centro, non arriva Di Fiore. Abbinazzi prova ad andare in verticale, così vede il movimento di Carta. Posizione regolare, Carta riesce a stoppare, Carta, su sinistro Carta! La parata di Romiti, presa plastica. Parte Moscia, ecco questa la terina, poi rimane lì e gol! Il gol dell'Arezzo! Il gol dell'Arezzo, autorete! Ci sembra più un autorete questo gol dell'Arezzo. Il traversone di Moscia non arriva a Terini, colpo di testa, ci è arrivato probabilmente, è arrivato il tocco da parte di Almeida probabilmente, e dunque un autorete sblocca l'incontro. Binazzi, avanza ancora Binazzi, verticale a cercare il movimento di Di Fiore. Di Fiore non riesce ad agganciare, ancora a regolare Di Fiore, il tocco poi di Moscia! Moscia! Raddoppio dell'Arezzo con Moscia che trova il 2-0. Di Fiore non aggancia benissimo, la palla arriva comunque a Moscia che in acrobazia riesce a trovare il raddoppio, e dunque bastava sbloccarla per riuscire a trovare altre reti. Lo avevamo predetto tra virgolette, e così è stato. Poi gol di 1-0, un solo rete, il raddoppio da parte di Moscia, che ha il suo secondo gol stagionale, secondo gol consecutivo con la maglia dell'Arezzo dopo quello segnato la settimana scorsa contro il Perugia. E adesso si fa davvero dura la gara per il Pisa. Il tocco per Moscia, è costretto adesso il Pisa a sbicentrarsi. Moscia, bravissima Moscia, attenzione Moscia, palla in mezzo, Di Fiore rimane lì, clamorosa occasione per l'Arezzo. Calcio punizione per il Pisa. Parte Sacchi, Antonelli riesce a parare, a mettere in angolo, è liberissima sulla sinistra destra Di Fiore, la vede Paganini, il passaggio verso Di Fiore, dall'altra parte c'è Zeghini, adesso libera Di Fiore, Di Fiore, ancora Di Fiore, parla sul sinistro, Di Fiore, Di Fiore, Di Fiore, sinistro, alto di poco sopra la traversa, ci ha provato Di Fiore. Quando siamo al 40esimo arriva il triplice fischio, l'Arezzo batte il Pisa e conquista un altro derby in stagione. Con questi tre punti l'Arezzo vola sempre più seconda a quota 45 in attesa della prossima gara contro il Molassana Boero. Mister Lorenzini, quest'oggi è vittoria contro il Pisa per 2-0 che dà continuità a quella settimana scorsa contro il Perugia. Vittoria, match sbloccatosi grazie a un episodio all'autorete. Sì, diciamo che l'importante era fare tre punti, continuare nella striscia positiva, avvicinarsi alla sosta mettendo più punti possibile in classifica. Non è stata una partita brillantissima, quando si gioca contro squadre che si difendono in 11 sotto la linea della palla diventa un pochino più complicato, il difficile è sbloccarla, poi dopo la partita è praticamente finita. Ecco, abbiamo visto mister oggi in panchina, una panchina molto giovane, molti ragazze provenienti da primavera che sta facendo un gran campionato, quanto è importante riuscire a coltivare talenti a primavera per poi farli esordire in prima squadra come è successo quest'oggi? Molto, molto, ed anzi bisogna dar risalto al lavoro che stanno facendo in primavera. È anche vero che dovendo gestire due impegni ravvicinati, oggi e mercoledì, era importante, ecco, poter usufruire anche dei forze fresche. Ecco, parlando delle assenti quest'oggi, possibilità di recuperare qualcuno per il match di mercoledì? Per mercoledì nessuna. Ormai aspettiamo dopo la sosta, le facciamo recuperare con serenità, con tranquillità, senza forzare tempi. Poi durante la sosta vedremo di lavorare un po', perché nelle ultime settimane purtroppo abbiamo dovuto gestire molto le forze delle ragazze. Però insomma
per ora diciamo sta andando tutto bene. Allora, siamo qui con Eleonora Binazzi, quest'oggi con la fascia di capitano ti abbiamo trovato, un Arezzo, non la più bella Arezzo della stagione, ma i tre punti sono in cassaforte. Sì, oggi sapevamo che sarebbe stata difficile perché comunque anche quando andiamo a affrontare le squadre più di bassa classifica vengono qui e generalmente si chiudono e così è stato, erano comunque fisse 11 sotto la linea della palla, non abbiamo espresso un buon calcio è vero, però alla fine siamo riusciti a portare a casa i tre punti, quindi era questo l'importante. Ecco, forse il match poteva essere sbloccato solo con un episodio, abbiamo visto Arezzo fallire tanti tentativi in fase offensiva e molti errori anche in fase di costruzione della manovra. Sì, detto oggi siamo stati, non siamo riusciti a esprimere bene il nostro calcio, complice un po', se posso dirle, il campo, però è il nostro campo e quindi comunque ci dobbiamo giocare. Peccato perché generalmente riusciamo a giocare molto meglio, però ho detto l'importante è aver portato a casa tre punti e questo è importante. Ecco, per te questo è il primo anno ad Arezzo, ti sei inserita subito tra i meccanismi della squadra, allenando a primavera, aiutando quindi anche i ragazzi più giovani a rientrare nel progetto Arezzo, ma ti chiedo come ti stai trovando finora? No, molto bene, sinceramente le ragazze comunque che ho trovato sono tutte molto in gamba e insomma mi hanno anche fatto sentire subito a casa, visto che alla fine non conoscevo nessuno e quindi insomma sono contenta anche di stare qui e sono venuta comunque con l'obiettivo anche di tenere l'Arezzo in Serie B e se non, insomma fino a due giornate fa eravamo in lotta quasi per il primo posto, quindi stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così.